Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi un nuovissimo video, questa volta richiesta, e mi è stato richiesto di realizzare delle insalate con delle combinazioni un po' particolari, quindi con frutta e verdura. Allora, prima di iniziare volevo farvi vedere, proprio perché poi li vedrete all'interno del video, alcuni prodotti che ho utilizzato appunto per fare queste insalate. Sono questi meravigliosi cestini. Allora, il video è vegan perché chi me l'ha richiesto preferiva appunto delle proposte vegane, e ho trovato al supermercato, al Simpli, proprio questi cestini vegan, e sono praticamente, allora questo è, perché sono 1, 2, 3, 4 combinazioni. Allora, uno è con gli spinaci ed è questa qui, ora ve la faccio vedere. Poi l'altro multicereali ed è piuttosto marroncino, eccolo qua. Poi il bianco, che è quello tradizionale, quindi con farine bianche, ed è questo qui. Semplice, perché poi sono duri, sono tipo cracker, quindi sono carinissimi proprio per preparare queste insalate estive. E poi l'ultimo è integrale, quindi perché questo sopra era multicereali e questo sotto è integrale, quindi leggermente più chiaro del secondo. Eccoli qua. Allora, sono appunto vegani, come vi dicevo, e la cosa che mi ha fatto sorridere è che l'azienda, facendo un prodotto vegano, l'ha poi ha suggerito le sue combinazioni e dice: ah, mettilo con un bel pezzo di tonno, oppure qui di lato con addirittura il pollo. Vabbè, ma chi se ne frega, l'importante è che è vegano, e quindi ve lo propongo proprio per questo motivo. Quindi vi dicevo che rimangono piuttosto duri, perché appunto proprio cracker, e poi una volta messa dentro l'insalata si mangia e poi si spezzetta, quindi insomma mangiamo insalata e cracker assieme. Molto molto carino, perché poi c'erano questi due e basta, gli altri vi ho fatto vedere erano terminati. In ogni confezione ci sono due pezzi e vengono 1,99 euro. Questo qua è quello con gli spinaci, carinissimi, ed è proprio quello che vedrete all'interno poi del video insieme a quest'altro bianco. Allora, che proposte vi ho fatto? Allora, innanzitutto sono andata appunto per combinazione, quindi ho messo spinaci, fragola, perché l'adoro come combinazione, e ho aggiunto anche il sedano. Quindi se dovete fare qualche variazione, diciamo, all'insalata, non lasciate soli spinaci e sedano, piuttosto fate sedano fragola oppure spinacio fragola. E poi ho messo un formaggino vegano di Valsoia, se non sbaglio, carino. Poi ho fatto tutto il frullato con le fragole, insomma una cosa molto bella a vedersi, ma anche molto molto gustosa, soprattutto poi la cosa più importante. E poi come seconda insalatina ho fatto fagiolini e albicocche, che adoro come combinazione assieme, ed ho utilizzato per l'appunto quello con gli spinaci, il cestino spinacio. E poi invece il cestino, quello bianco, insomma con le farine tradizionali, l'ho utilizzato mettendo indivia, che è piuttosto amarognola, diciamo, associata alla pesca e ovviamente ai lupini, quindi veramente delle combinazioni molto particolari che io trovo parecchio buone. Quindi fatemi sapere appunto se le provate. E niente ragazzi, io vi lascio quindi al video, un bacione a voi e alla prossima, ciao.